Claudio Ravasi, vicepresidente del Brianza Classic Team. Oggi siamo qua con un'iniziativa particolare, una mostra delle Vespe e anche di un qualche auto sportiva. Tra l'altro abbiamo visto una che ha appena disputato la targa Florio per i colori Brianza Classic Team. Comunque oggi l'argomento, vabbè, sono le Vespe, ma per un motivo ben particolare. Un aiuto, un asilo a Chernobyl, una zona tristemente famosa del mondo. Comunque, con lei adesso due parole sull'iniziativa in atto e sulle iniziative del Brianza Classic Team di quest'anno che sta volgendo al termine. Buongiorno. La mostra l'abbiamo fatta in collaborazione con l'associazione un aiuto per Chernobyl. Il Brianza Classic Team organizza tutti gli anni una manifestazione a scopo benefico, perché dopo esserci divertiti tutto l'anno con le nostre macchine vogliamo fare qualcosa anche per gli altri. Quest'anno l'abbiamo fatta sulle Vespe grazie a un nostro socio amico che ce l'ha messo a disposizione quasi tutte lui. Vogliamo magari ricordare il nome di questo socio? Sì, il socio è Marco Fumagalli, che oltretutto è quello che ha partecipato anche con la Giulietta Spider Veloce alla Targa Florio. E comunque le iniziative di quest'anno principali quali sono state? Sono state una manifestazione a Cesana Brianza, una manifestazione a Bosisio, poi un giro notturno, una notturna abbastanza bella di 160 km e l'ultima manifestazione è stata a Cabbiate, il circuito del legno. E ritornando a questa mostra, non è solo la mostra come iniziativa benefica, perché se non erro ieri sera c'è stato anche un altro appuntamento. Sì, c'è stata una cena a cui abbiamo partecipato in 150 persone e durante la cena c'è stata un'asta benefica con una vendita, cioè vendita all'asta di oggetti appartenenti a sportivi, dai calciatori, ciclisti, qualche pilota. Inutile dire che il ricavato è andato all'associazione, comunque è andata bene. Sì, è andata benissimo, oltre le aspettative. Annone Brianza, 100 ruote per una speranza, appunto anche il nome dell'associazione Una Speranza per Chernobyl. Anselmo Rovelli, un'associazione che si sta battendo, si sta dando da fare per una zona della Russia disastrata da questo scoppio di questo reattore. Sì. Sì, noi siamo una piccola associazione che stiamo raccogliendo dei fondi per l'obiettivo di un orfanotrofio in Ucraina vicino alla zona di Chernico, dove ci sono 240 bambini di tutte le fasce di età, bambini e adolescenti, che come avete visto dalle immagini, dalle nostre foto scattate sul luogo, stiamo dicendo un obiettivo per ristrutturare questa scuola. Ecco, immagino che sarà un impegno oneroso come costo. Cioè, noi ci siamo prefissi non la totale ristrutturazione, ma pian pianino che raccogliamo i fondi con le nostre, diciamo, forze, aiutiamo questi bimbi in Ucraina. E la vostra attività, diciamo, si fa per dire, si limita alla costruzione dell'asilo o avete anche altre iniziative che so portare i ragazzi qui per brevi periodi? Cioè, noi abbiamo anche un altro discorso che portiamo qui, è già 3 anni che portiamo qua nel comune nostro 25 bambini d'estate e 5-6 d'inverno, e nello stesso tempo ci siamo aggregati a Cassago, in Verigo, Desio, che quest'estate sono arrivati 125 bambini. L'importante di queste trasferte di questi bambini, questi ragazzini, è dovuto proprio a un problema, chiamiamolo così per intenderci, anche se non è il termine esatto, di ossigenazione, di cambio, perché là ci sarà sempre questa radioattività di fondo. Sì, no, il problema maggiore è che hanno questi bambini che soffrono di tiroide, e più che altro il cesio, perché abbiamo fatto delle analisi anche noi a livello, diciamo, locale tramite i nostri medici che abbiamo, diciamo, amici, e abbiamo riscontrato che hanno un tasso altissimo di cesio, che con il clima mediterraneo e l'alimentazione che abbiamo qui riusciamo ad abbassare il cesio nell'ambito della vacanza di un mese
circa il 50-60%. Dopo però, quando arrivano sull'A, lo ricomincia tutto da capo. Cioè sull'A purtroppo le radiazioni ci sono ancora. E la situazione è di estremo degrado e povertà, perché da quello scoppio l'economia locale si è praticamente fermata. Sì, loro si sono istituiti nel 1991 come Repubblica Libera, cioè che si sono staccati dalla madre Russia, e purtroppo di cose, fondi, finanziamenti non arrivano più dalla casa madre, e adesso si devono incominciare a fare la nuova democrazia. È durissima anche per loro. E per cui col Brianza Classic avete dato una mano. Ecco, no, a Brianza Classic dobbiamo ringraziarlo sempre, perché loro ogni anno fanno una festa a un'associazione, e quest'anno hanno scelto noi, quindi siamo contentissimi. Anche dalla cena di ieri sera ringrazio proprio pubblicamente, che è stata una bella cena, tutti contenti e ben riusciti. Una cena che ha dato una grande mano e una speranza per i ragazzini di Chernobyl. Sì, sia come cena, sia anche ringrazio tantissimo la Casupola, che è stato uno sponsor, e tutti i partecipanti devo ringraziare, perché effettivamente ci sono stati 150, diciamo, commensali che hanno aiutato nell'asta, in tutte le cose, a darci veramente una grossa mano.